Ciao, io sono Andrea, voi siete su Notebook Italia ed oggi guarderemo un mostro di potenza, cioè l'Ulefone Power 2. Un mostro di potenza in che senso? Cioè parliamo di un battery phone con una batteria da 6050 mAh, un peso da 210 grammi ed uno spessore da 9,9 mm, quindi non proprio tascabile, ma partiamo subito con la disamina di quello che è presente all'interno della confezione di vendita. Innanzitutto abbiamo questa cover, realizzata in materiale plastico con un misto di similpelle, finta pelle, con il logo Ulefone qui al centro, va a rendere ancora più tozzo il dispositivo, però dona un grip decisamente migliore, quindi io vi consiglio di andarla a calzare quotidianamente perché il cellulare comunque vi sfuggirà dalle mani qualche volta di troppo. All'interno della confezione, che vi annuncio essere molto ricca, è presente questo cavetto per riuscire a ricaricare un secondo cellulare. Sì, perché anche questa possibilità, quindi la batteria gigantesca, immensa di questo dispositivo può ricaricare un secondo device, oppure potrete anche andare ad agganciare delle chiavette USB, quindi sì, ha anche l'OTG questo prodotto. Qui giù abbiamo invece il cavetto USB, micro USB in colorazione rossa con il dettaglio nero, mi piace davvero molto. L'alimentatore è questo signore qui, bello grande cicciotto, questo perché va ad avere un'uscita 12 volt 1,5 A e ricarica la gigantesca batteria in all'incirca 3 ore. Lo fa ovviamente con una velocità quindi sufficiente per questa tipologia di dispositivo. È presente la graffettina per l'installazione delle due SIM, perché è un prodotto dual SIM, dual standby. All'interno di questa confezioncina abbiamo anche un piccolo manualetto. Inoltre, questo accessorio, che una volta incollato sul retro del vostro dispositivo vi renderà più semplice maneggiarlo, quindi con una certa sicurezza, e potrete anche utilizzarlo come stand. Un vetro temperato per la protezione del display. Di fabbrica vi verrà quindi preapplicata una pellicola che fa egregiamente il suo lavoro e non va neanche ad attirare eccessivamente le ditate. Posteriormente il dispositivo è realizzato in metallo con questo tipo di lavorazione molto squadrata. Questi spigoli sono più alti rispetto all'altimetria, usiamo questo termine, della parte centrale, quindi si andranno a consumare e a graffiare più semplicemente rispetto alla parte centrale. Sul frame in alto abbiamo il jack da 3,5 mm per le cuffie, sulla destra il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere per i diversi volumi, in basso il microfono principale, la porta micro USB per la ricarica e l'altoparlante di sistema, sulla invece sinistra il carrellino per l'installazione delle due nano SIM o di una nano SIM e di una micro SD sino a 256 GB. Posteriormente alla fotocamera da 13 megapixel interpolata a 16. Io non vi consiglio di utilizzare i 16 megapixel perché ovviamente va a diminuire la qualità dello scatto con il relativo flash. Il logo Ulefone posto quindi orizzontalmente. Non so perché non l'abbiano messo in modalità portrait, e le due bande per la connettività. Anteriormente la capsula auricolare, la fotocamera da 8 megapixel, un LED RGB che al momento non si vede, ma vi assicuro essere visibile in qualsiasi condizione di luce, il sensore di prossimità e di luminosità. In basso il tasto cliccabile che va a nascondere al suo interno anche il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. Non è velocissimo, ma va a riconoscere sempre il nostro pollice, in questo caso, quindi il nostro dito, e questo è certamente un punto a suo favore. All'interno del prodotto, che ha quindi un display da 5,5 pollici Full HD con tecnologie IPS, si vede davvero molto bene. All'interno di questo launcher, però, abbiamo tutta una serie di sfondi che sono neri, probabilmente per andare a migliorare ulteriormente la durata della batteria, che è comunque, diciamo, un fattore che non mi ha pienamente convinto. Abbiamo una CPU che è la MediaTek MT6750T octa-core a 1,5 GHz, abbiamo anche una GPU che è la Mali 860 MP, una memoria RAM da 4 GB, funziona molto bene.
vedete, ha comunque tutta una serie di applicazioni, ha soltanto in questo momento 500 MB liberi di sistema, una memoria interna da 64 GB. Consiglio questo dispositivo a chi abbia bisogno di davvero tanto tanto spazio per poter magari stoccare tutta la musica o tutti i video che gli piacciono. Android è nella sua versione 7.0. La connettività è di tipo Wi-Fi 802.11 ABGN Dual Band e l'LTE va a ricomprendere anche la famosa banda B20, quindi nessun problema sotto questo punto di vista. La tecnologia impiegata nel display è di tipo IPS, ovviamente ha dei colori che vanno leggermente a virare in base alla posizione in cui ci troveremo, però sotto la luce diretta del sole non avremo particolari problemi. Non è possibile andare a settare di fino la colorazione del display, display che comunque ha una tendenza a dei colori abbastanza freddi. Questa cosa è riscontrabile se l'andrete a mettere vicino magari ad un altro dispositivo. La luminosità adattiva funziona molto bene, tanto che non sono neanche andato a disattivarla. Normalmente lo faccio perché molte volte non mi trovo a mio agio con questo tipo di impostazione. Guardiamo immediatamente come si comporta con la navigazione web. Innanzitutto potete vedere come sia presente un vecchio browser di Android, quindi con la gestione delle diverse quindi tab. Facciamo finire di quindi caricare la pagina per fare un doppio tap e vedere come si comporta quindi il dispositivo. In linea generale comunque l'esperienza è buona, niente di notevole, niente di particolarmente quindi prestante, però riesce a fare tutto quanto senza il minimo impuntamento. Qualche glitch ogni tanto potrebbe esserci, soprattutto nelle pagine che sono particolarmente ricche di contenuti, però in linea generale si comporta bene, un browser da 7 meno. Insomma, un prodotto che sotto questo punto di vista riesce a convincere. Vi faccio vedere la fotocamera, che è un software ridisegnato dall'azienda, ma vi faccio immediatamente vedere dalle impostazioni che si tratta comunque di un prodotto MediaTek. Le fotografie vengono ad essere scattate a 13 megapixel in formato 4/3, potrete anche scegliere di fare un crop dell'immagine a 16 megapixel con una perdita della qualità. Metto un soggetto per farvi vedere quanto tempo ci mette nella messa a fuoco, abbastanza lento, però lo scatto viene ad essere effettuato anche molto velocemente. Nella parte in alto possiamo gestire il flash, possiamo utilizzare una serie di scene come l'HDR e il panorama, entrare nella modalità quindi della seconda fotocamera, quindi quella per scattarci i selfie. Le fotografie in generale vengono bene, però anche queste sono soltanto da 7, i video vengono ad essere girati ad una risoluzione massima Full HD 30 fps, non sono particolarmente belli, soprattutto perché non è presente nessuna tipologia di stabilizzazione che in qualche caso poteva, diciamo, fare la differenza. Guardiamo immediatamente gli scatti che sono riuscito a fare. Innanzitutto i selfie vengono molto bene, quindi è possibile non solo utilizzarli in ambito social, ma possiamo anche utilizzarli all'interno della delle nostre cartelle dei ricordi. Le macro invece sono davvero molto buone. Dipenderà poi anche dalla luce con cui andrete a scattare. Se ci sarà molta luce non avrete nessun tipo di problema, invece se dovesse essere una diminuzione dell'incidenza proprio della luce, andrete ad avere qualche problemino in più. I colori vanno ad essere impastati, ma del resto su questa fascia di mercato non ci si può aspettare qualcosa in più. All'interno quindi delle fotografie landscape abbiamo una gestione dei colori buona se si va quindi a visionare la fotografia su questo display. Se invece la andiamo a visionare su un display più grande, ha davvero molti molti limiti. Faccio partire Real Racing. I 4 GB di memoria RAM qui fanno la differenza, infatti il gioco era rimasto effettivamente in memoria. Le temperature della scocca posteriormente si innalzano ed anche di molto, anche se in generale la scocca di questo dispositivo è sempre un po' tiepida.
diciamo, problematica che penso sia legata anche poi all'incidenza di una serie di processi proprio sulla batteria che non mi ha soddisfatto. Pensavo di poter coprire 3 giornate di utilizzo. All'inizio, quindi prima di un aggiornamento che poi mi ha raggiunto, effettivamente riuscivo a fare 2 giorni e mezzo di utilizzo, poi l'autonomia è crollata ad 1 giorno e mezzo di utilizzo molto intenso, quindi questi 6050 mAh di batteria mi hanno, diciamo, nei fatti convinto è ben poco, anche perché ha un peso comunque davvero molto alto. Ma ora sentiamo come si comporta in chiamata. Allora, lo speaker di sistema funziona, diciamo, abbastanza bene, però non va ad avere un volume massimo, diciamo, terribilmente alto. Un peccato perché all'interno di un abitacolo di un'automobile non si sente benissimo, invece le chiamate in capsula auricolare sono sufficienti, però sulla stessa fascia di mercato, possiamo trovare qualcosa di meglio. La connettività è abbastanza buona, il wifi ogni tanto è ballerino, come potete vedere anche in questo caso, soltanto che, diciamo, mi sarei aspettato qualcosa di più, soprattutto con l'utilizzo di cuffiette auricolari per le diverse chiamate, perché qualche volta ho utilizzato questo sistema e mi è sempre stato detto che la qualità generale della chiamata era terribile. Ulefone Power 2 è un prodotto che costa 165 € all'incirca, ha tanta memoria interna e tanta memoria RAM, ha un display che è davvero molto bello da utilizzare, però pesa davvero troppo, ha uno spessore che si fa sentire in mano e quindi non riesco a consigliarlo a tutti quanti i tipi di utenza. Un prodotto che potreste pensare di acquistare se vi facesse comodo una batteria da 6050 mAh, che però, sottolineo, non è la migliore che abbia mai utilizzato.